una suite, una forma ridotta anche rispetto allo spettacolo di fine anno di giugno, anche per ovvi motivi logistici, insomma. Però si capirà anche perché abbiamo introdotto un narratore che quindi aiuterà a comprendere ulteriormente la trama, insomma. Ok, allora ancora grazie, prego, prego. E conosciamo questa sera questa favola di Rodari, perché ogni personaggio ha un suo ruolo. Io intanto vi invito, anche poi alla fine c'è un po' di confusione, anche alla prossima manifestazione di musicale, che sarebbe l'ultima, purtroppo mi hanno detto tutti quanti, termina questa tranche di musicale nel parco, cioè il 12 di settembre, siamo partiti da luglio, con un gruppo strumentale guidato dagli Occhino Iezzi, con un baritono che canterà anche delle aree d'opera, per concludere appunto questa manifestazione qui estiva. E quindi ci saluteremo tutti insieme il 12 settembre e poi ci metteremo d'accordo per inseguirsi. Allora, vi presento la scuola L'École de Danse di Regina Salvatore, che presenta appunto questa favola in modo musicale, in modo coreografico, quindi di movimenti di danza, ma anche in modo di narrazione, quindi ancora grazie di più, così capiremo meglio questa favola. A voi tutti di nuovo buon ascolto e buona visione. Sulla piazza di una città fiabesca sono disseminati cesti di frutta e verdura, che sono le case dei nostri protagonisti, dall'aspetto di frutti e vegetali. La piazza pian piano si anima ed incontriamo cipollino, radicchio e sorzucca. Sorzucca stava costruendo una casa, ma ben presto purtroppo il suo sogno verrà spezzato, perché il signor Pomodoro annuncia l'arrivo del principe Limone, seguito dalle sue guardie. Il principe Limone, infatti, aveva intenzione di tassare tutti per l'uso della pioggia, del sole e del vento. Nel trambusto generale, purtroppo, Cipollino urta il piede del principe, ma riesce a scappare. Al suo posto viene arrestato suo padre, Cipollone. Thank you.
purtroppo la casa di Sorzucca viene demolita. E allora Cipollina e i suoi amici decidono di vendicarsi e di liberare Cipollone. Allora, grazie alla distrazione del principe Limone, che era impegnato nel ballo offerto dalla contessa Cipollina, Cipollina e i suoi amici, con l'aiuto di Ciliegino, riescono a liberare Cipollone. Ma questa volta Cipollino non riesce a scappare e viene catturato. Ma durante la notte, la bella Magnolia, grazie al suo intenso profumo, riesce ad addormentare tutte le guardie e a liberare Cipollino. Allora il principe Limone, infuriato per aver visto la cella vuota, decide di radere al suolo tutta la città. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bollone e dei suoi amici riuscirono a mettere il principe nel cannone. Tutto si ricoprì di fumo e, tornata la visibilità, sia il principe che le guardie erano ormai scomparsi. Allora gli abitanti della città fiaba poterono costruire una nuova città, una città soleggiata, una città sotto il cielo blu, una città di amici. Thank you.
smettete mai di andare a lezione di danza, anzi, sempre, la cosa più importante, mi raccomando, bravissimi! Oh, yeah. Mi è piaciuto l'album, è bellissimo, non ci sono quinte, è un posto magico, è un posto storico, questo è il cuore, quindi una volta, però come ci si ubriacava una volta di liquore, ci possiamo ubriacare di arte e di danza, quindi alla fine poi Regina ha portato le luci, alla fine sì, lo spettacolo si fa, anche perché è bellissimo questo posto, e poi è anche importante che Pescara debba conoscere una scuola così importante e con una maestra brava che avete. Tu mi devi dire una cosa. Siamo ovviamente in posizione ridotta, alcuni personaggi sono stati sostituiti all'ultimo secondo, quindi insomma anche le punte al saggio le ragazze grandi hanno danzato più in punta, per se dire la verità, però questa sera, vabbè, poi ci attrezzeremo. Certo, con il tappeto, eccetera. Volevo chiedere, ci voleva da lui? Lei. Poi lei? Un po' dopo, sì, presenta, tu, dai Martina, vieni. Loro, poi? Contessa ciliegia. Cipollino. Allora, tu chi sei? Perfetto. Cantarino. Carota. Poi? Terza. Ah, la terza. No, Anello. Sì, ringrazio ballando che insomma ogni anno insomma, ci stupisce sempre di più con i loro abiti meravigliosi di ancora. Bellissimi, se volete rivedere un'altra volta questo spettacolo, Giancarlo Ranieri, mitico, ha registrato tutto. Ringrazio ancora di cuore la scuola, i ragazzi, Regina Salvatore, la voce è tutta la serata che ti vedo chi era lei, quel pronunzio, l'ho capito dopo. Bellissimi, bravissimi, io vi do una buona nottata, una buona serata, grazie a Regina Salvatore, ci vediamo ancora con settembre qui all'Aula con la musica del Lago. Grazie.
sono andati in ditta.